Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, accanto alla statua di Padre Pio. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi il ritorno di una nostra amica che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione. Ecco, il ritorno alla retta via. Una storia intensa, toccante. Susanna, una donna che ha vissuto momenti di grande sofferenza, ma che ha trovato la forza di ritrovare se stessa grazie alla fede, a confidare in Dio attraverso l'aiuto e l'intercessione di Padre Pio. E ci scrive: a 19 anni entrai in un monastero di clausura, lontano da casa. Subito mi accorsi che non era la mia strada. Purtroppo lì dentro nessuno mi aiutò ad uscire, mi ammalai. La Madre Superiora mi portò a San Giovanni Rotondo, venni ricoverata alla Casa Sollievo con un'altra consorella, guarimmo entrambe, fisicamente, racconta, ecco, tra virgolette. La guarigione fisica fu solo l'inizio di un percorso di riscoperta e di lotta interiore durante il mio soggiorno qui a San Giovanni Rotondo, racconta. E lei, durante questo soggiorno, incontra Cleonice Morcaldi, una figura che giocò un ruolo fondamentale nella mia vita. Questa santa donna capì subito che io ero infelice, in un mondo velato, ma inesistente. Mi fece capire di andar via dal monastero, mi profetizzò che non sarei rimasta. Cleonice era una delle più care figlie spirituali di Padre Pio da Pietrelcina. Purtroppo la strada verso la libertà e la felicità non fu facile. Susanna continuava a lottare con la depressione, ma un giorno una dottoressa le disse chiaramente che doveva uscire immediatamente dal monastero. Nonostante la madre superiore, il vicario del vescovo fossero contrari, i miei genitori, racconta, vennero a prendermi. Erano trascorsi già 7 anni. Dopo essere uscita dal monastero, Susanna ha vissuto un periodo di allontanamento della fede, ma grazie all'incontro con un sacerdote e all'aiuto della sua famiglia è riuscita a ritrovare così la retta via, la sua strada. Grazie al cielo non mi allontanai mai da Dio e dal cristianesimo. Una notte ho sognato mio padre che mi diceva: sai, ho visto Padre Pio e mi ha detto che sei ritornata. Io lo interpretai come un ritorno sulla retta via. Ora Susanna vive una vita da buona cristiana, sente la presenza di Padre Pio vicino a lei ogni giorno e racconta: da alcuni anni cerco di vivere da buona cristiana, sono devotissima di Padre Pio e sono sicura che lui mi è vicino.